è un giorno importante per noi perché presentiamo il nuovo piatto del Buon Ricordo, un piatto che abbiamo voluto dedicare a mia madre, quindi partendo dai prodotti tipici abruzzesi abbiamo realizzato questo piatto in cui abbiamo messo una crema di zucca sotto, rielaborata un po' da noi, poi abbiamo preparato dei raviolini sempre fatti in casa con della ricotta di capra, delle mandorle. Abbiamo aromatizzato l'impasto con del prezzemolo e il timo e a fianco abbiamo messo un po' di polvere liquirizia di Atri. Adesso passo la parola al signor Rossini che ci spiega un po' nello specifico in cosa consiste l'Associazione Collezionisti e Piatti del Buon Ricordo. La catena di ristoranti del Buon Ricordo conta oltre 100 ristoranti sia in Italia che nel mondo, Europa, Cina, Australia ed altre nazioni. Uno entrando nel ristorante riceve in omaggio il piatto in ceramica fatto a mano, mangiando una specialità che in questo caso sono i ravioli cuor di mamma. Quindi poi l'associazione organizza in questi eventi in occasione, diciamo, o di nuove entrate di nuovi ristoranti o di cambio specialità. Questo ristorante già da diversi anni che è dentro il circuito del Buon Ricordo, e questo è già il quinto piatto che ha l'occasione di proporre ai clienti e collezionisti. Con estremo orgoglio e con molto entusiasmo porto i saluti dell'amministrazione comunale di Silvi. Ringraziamo Marino che da sempre comunque è stato attento a questa manifestazione, che da sempre comunque porta il nome di Silvi, del ristorante Vecchia Silvi, che oltre ad avere appunto il nome della città di Silvi, comunque con tanta partecipazione partecipa sempre a manifestazioni di carattere nazionale e quindi che fa riecheggiare il nome della città ed essere tra le 100 eccellenze, come poco fa abbiamo sentito dal rappresentante, significa avere comunque un qualcosa di particolare nella nostra città e siamo contenti di questo.